Ebbene, Giuseppe? È la noia! Vabbè, ma questo inizio alla Celentano, ma io pensavo che fosse passato di moda! No, io avevo sete, avevo la salivazione gerata. Hai presente quando ti pizzica la gola la mattina quando ti svegli? Non ne parliamo perché ne soffro una mattina sì e l'altra pure, quindi guarda. È davvero una cosa proprio insopportabile, non riesci neanche a parlare. Comunque buonasera, buonasera Fabrizio. Buonasera, come sempre con questo fuso orario delle isole Tonga, per cui sono le 21 ma fuori c'è il sole e c'è soprattutto l'orologio in alto che impalla e che tradisce qual è l'orario effettivo di questa diretta. Ma ovviamente dobbiamo sempre specificare che tu ti trovi nella parte australiana della Calabria. Esatto, e voglio capire la Calabria australe occipitale anche. Mamma mia che moto! Sì, no, guarda, allora qui praticamente sono totalmente assuefatto da qualsiasi tipo di rumore. Passano moto, passano trattori, passano credo anche camion dell'immondizia, qualsiasi cosa. Guarda, è postini. Una... Sì, i postini soprattutto, guarda. Ricordati che il postino bussa sempre due volte. Sì, il postino bussa sempre due volte, questo però ha bussato solo una volta in una maniera anche abbastanza forte per essere sicuri che fossimo desti dal nostro pisolino pomeridiano, che poi io non lo faccio perché poi siamo in diretta, quindi... Infatti, ricordatelo, ma hai sfanculato il camino? No, allora, il camino è perché per fortuna stiamo andando verso la bella stagione e quindi il camino giustamente è spento perché se no ci sarebbero 80 gradi in questa stanza e quindi sarebbe anche un po' fastidioso, dovrei condurre in topless e credo che poi mi bloccherebbero il video. Sì, soprattutto per oscenità credo lo farebbero più che dovrei mettermi una censura su diciamo alcune parti che ad una certa parte del mio pubblico potrebbero piacere, ma all'altra parte del mio pubblico potrebbero fare schifo. Beh, dai, quali sono quei due o tre poveri grissi che potrebbero avere piacere nel vederti coi capezzoli di fuori? Ma credo nessuno. Che poi, tra l'altro, secondo me, aver messo il camino nella puntata scorsa è stato un deterrente, perché è stata la puntata con meno visualizzazioni, dava troppo l'idea di calore. Tu invece sei freddo e quindi devi essere più algido possibile anche nell'ambiente. Sì, hai ragione, questo è un difetto che mi rimarcava il famoso King nel 2011-2012. Tu non sei del sud perché non sei caloroso, quelli del nord sono freddi. Appunto, ma soprattutto secondo me devono esistere entrambi, o meglio, deve esistere anche il freddo perché così il caldo può scioglierlo in qualche modo. Ecco, questa è una contrapposizione un po' darwiniana se vogliamo, ecco. Ma io parlo di persone, e di tipologie di persone, Sì, ma poi è giusto, cioè io non sono tanto capace di animare per bene un video perché non sono capace di fare chissà quale cacciara ed è giusto che, insomma, poi ci sia anche un contraltare affinché questa mia incapacità di comunicazione allegra e sbarazzina venga un po' limitata, ecco. Com'è che è limitata? Com'è il gesto del limitata? Un po' limitata. Beh, limitata non troppo, mi pare ampliata così. Sì, che ogni tanto ho dei difetti nella comunicazione non verbale. Guarda, tu non sai qual è la comunicazione non verbale che sto adottando io in questo momento. La posso immaginare. Questa ma, col dito medio alzato? No, ma come sei diventato un politically correct? Io non avrei mai fatto una roba del genere. Mi sembravo Ivan Cattaneo in quest'ultima pronuncia, scusate. Ma non avrei mai alzato un dito medio, no.
Vabbè, ma ci sta, cioè il dito medio è una forma di comunicazione anch'essa non verbale con la quale tu inviti il tuo interlocutore a prendere la strada del paese che non è il suo, voglio dire. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. A proposito, tu quando torni al tuo? Allora, no, io tornerò a Roma domani, quindi domani mattina sarò in treno che mi riaccompagnerà nella capitale e speriamo, insomma, che sia un discreto viaggio di ritorno, è vero? La gente ha nostalgia del Caravaggio. Eh sì, lo so, ma quello tornerà, perché comunque c'è stato in queste ultime settimane, nonostante io sia ritornato in Calabria, comunque c'è stato il Caravaggio. Ma scusami, io vedo da un'altra angolazione diversa da quella degli spettatori, ma ci sono dei quadri. Allora, sì, quelli sono dei quadri, come puoi vedere, che raffigurano una vecchia costruzione. Una costruzione che si trova nel mio paese, nella parte antica del mio paese, che apparteneva ai miei genitori. Sì. Era il postino di nuovo. Sì, Dicevi? era il postino, come sempre. È una bellissima reaction questa. Ma cosa si tratta? Di una chiesa? Di No, no, un monumento? era un palazzo in cui abitavano gli antenati di mio padre. Ah, ok. Quindi i vecchi Micò, diciamo, Sì, la dinastia dei Michiani. diciamo dalla parte di mia nonna, dalla parte di mia nonna più che di mio nonno. Quindi, insomma, tutta una situazione abbastanza complicata per dirti che ora quella costruzione non è più così perché è stata rimodernata e sarà poi utilizzata facciamo un po' di proloquo di Casignana in questo modo. Però Beh, nei prossimi magari guarda anni che. chiunque volesse scendere in Calabria e voler fare un matrimonio all'Enzo Miccio si può recare qui, insomma, al mio paese. Puoi benissimo monetizzare questo video proprio solo a Casignana, vedi che lì fai i botti. Ma stai sudando, secondo me, in No, questo no, sto momento. sudando freddo, guarda, A perché... proposito. Per collegarci a quanto detto inizialmente, stai proprio sudando freddo perché questo maledetto postino, oh, c'ha sempre da fare C'è consegne. questo cacchio di postino che oggi si è messo, ha deciso perché purtroppo devi sapere, e facciamo ancora altra proloquo di Casignana, qui al mio paese le vie non hanno il nome. Qua siamo come a Le vie non Tokyo, hanno il siamo come a nome. Tokyo, non hanno i nomi le vie, quindi non si sa dove siano le vie, non ci sono i numeri civici, non ci sono, e quindi il postino deve andare a bussare alla casa della gente per sapere dove si trova via X, via Y, via Z. Cioè, per dirla proprio alla calabrese, siete una piccola Chinatown. Siete proprio un Esatto, qualcosa siamo del proprio genere. una piccola Chinatown. Sì, ma è stranissima Però questa non cosa. abbiamo la Queen of Chinatown, cioè Amanda Oh, Amandona, Amandona. Intanto è sparita la sciarpa dal divano. Sì, è stata presa e portata via da un'altra parte che, insomma, come sai, qui io ho gli assistenti, insomma, Sì. c'è tanto trambusto in questa puntata. Io guarda, Senti, Giuseppe, parliamo di argomenti un po' più prosaici in quest'ultimo minuto di diretta. Ma se abbiamo un minuto, io direi che dobbiamo attentamente No, no, io ti, osservare il Mago no, io ti devo Silvan che vaga chiedere, ti per devo chiedere vacanza. una cosa che è di fondamentale importanza. Sì. Cosa hai trovato nell'uovo di Pasqua? Oh, che bella questa È domanda una banale. domanda del cazzo che fa un po' radio locale, però la dobbiamo fare, così chiudiamo la diretta. Allora, sì, io ho trovato un regalo un po' insolito nel mio uovo di Pasqua, immaginario. Immaginario perché non ne ho avuto uno, li ho dovuti scroccare ai miei tre fratelli, parecchio. E ti posso dire però che
è arrivato un postino nel mio uovo di Pasqua. A me è arrivato il modellino dell'aereo con cui è arrivato il postino, perché arrivano per posta aerea qui al mio paese, guarda. Comunque, comunque chiudiamola qui, le chiacchiere tornano mercoledì prossimo, siate sempre felici, contenti e anche emozionati. Ma guarda che io ti lascerei proprio lì, perché succedono un sacco di belle cose.